Ragazzi, non sapete cosa darei per la nuvoletta di Fantozzi che ti sta su a... Fa un caldo tremendo, ragazzi. Più si va giù, più il caldo aumenta in modo allucinante. Oggi la vedo brutta. Abbiamo ancora 30 km da fare e andiamo verso il buio. Il tanto atteso temporale è arrivato. Piove, 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 finalmente sì! Abbiamo trovato un po' di riparo qua, in un ristorante. Il signore ci ha fatto entrare gentilmente. Speriamo finisca presto, se no qui. Allora ragazzi, qua è iniziato a diluviare, ci siamo fermati. Ma proprio grandine! Ha diluviato per 40 minuti abbondanti, acqua ovunque. E... c'era un ristorante che stavo aprendo, siamo infilati dentro, il signore ci ha fatto restare, per fortuna eravamo appena entrati in un paesino e adesso andiamo comunque a Sutri, abbiamo prenotato già, però non in ostello, perché ci fermiamo un paio di giorni a Sutri e poi tiriamo direttamente a Roma. Qua adesso era caduto un albero e sono venuti i pompieri a tirare via tutto dalla strada. Ha fatto un po' di danni, ma grandi ne vengono giù pezzi grossi così. E nulla. Adesso non facciamo la francigena, il sentiero, perché adesso che ha piovuto le strade bianche saranno tutte scivolose, infangose, eccetera, eccetera. E non possiamo perdere così tanto tempo per i sentieri andando piano, perché con le bici se c'è fango tiri su tutto, abbiamo i copertoni tassellati e tiri su di tutto, quindi meglio evitare. Facciamo la statale e arriviamo, cerchiamo di arrivare il prima possibile, perché secondo me adesso farò la seconda, farà il secondo giro, perché non si sono scaricate le nuvole, sono ancora belle grigie pesanti. Comunque ragazzi, pedalare sotto la pioggia è uno sballo, troppo bello, quasi non si sente la stanchezza, troppo troppo bello. Ok ragazzi, stiamo facendo il giro del Giro d'Anello della necropoli etrusca, è tutto un bosco così, è una sorta di parco insomma, neanche un bosco, però vabbè,
è bello al coperto, ci sta. Vedete la segnaletica, intanto passa anche la francigena da qua. Necropoli etrusca, andiamo a vedere la necropoli etrusca. Molto verde questa zona.